Buonasera, siamo di nuovo con Carmelo Lavorino, che ringrazio, per parlare di uno dei casi criminali che ha suscitato una grande attenzione da parte del pubblico, quello che viene conosciuto come il giallo di Caronia, che ha come protagonisti una madre e un bambino. Viviana Parisi e Joelle Mondello, che sono stati trovati cadaveri in una zona della Sicilia, nel comune di Caronia, giusto? È questo il posto, nel comune di Caronia. E si tratta di un caso mediatico, come ce ne sono tanti. Allora, quali sono le caratteristiche purtroppo dei casi mediatici in Italia? Che suscitano immediatamente una reazione istintiva, di solito colpevolista, da parte della pubblica opinione, perché, come si sa, la pubblica opinione raramente è innocentista. Questa posizione viene cavalcata dai giornali, dai media, e si arriva ad una situazione in cui tutti sono convinti che la colpevolezza dei personaggi individuati come responsabili sia indiscutibile. È accaduto per tanti casi in Italia, alcuni li ha seguiti direttamente Carmelo, soprattutto parliamo ad esempio del caso di Arce, no? In cui è avvenuto addirittura due volte. Ci sono stati due imputati dati per sicuri colpevoli, e invece poi alla fine si è scoperto che non era proprio così. Cioè, il caso di Erba, il caso di Vetrana, eccetera, eccetera. Qual è la caratteristica di questo l'uomo della strada, come si pone di fronte a questo giallo di Caronia? Beh, pensa che sia stata una conclusione quasi inevitabile. Cioè, la gente pensa, quando una madre che è affetta da una grave tara psichiatrica si trova ad accudire da sola un bambino piccolo senza controllo, è inevitabile che poi le cose vadano a finire male. Cioè, questa madre addirittura nuocia direttamente o indirettamente al bambino. Ed è perfettamente naturale, quasi scontato, che i parenti invece. Tu sei stato consulente dei parenti, vero? Dei La parenti famiglia della del famiglia. padre e degli zii paterni. Ecco, è quasi inevitabile che la gente pensi, beh, la famiglia tende a rifiutare questa ipotesi. Ricordiamo che l'ipotesi che è stata fatta a conclusione dell'istruttoria preliminare con archiviazione del caso, mi pare di capire, giusto? Il caso è stato archiviato per il momento, è stata che la madre abbia ucciso, forse addirittura volontariamente, o comunque abbia condotto alla morte il bambino, e poi in preda alla follia per il dolore di quanto era accaduto, poi si sia suicidata. Dicevo, la gente pensa, il pubblico pensa, beh, è normale che la famiglia rifiuti questa soluzione, in quanto in essa è abbastanza individuabile, non diciamo una responsabilità, ma quantomeno una cattiva coscienza da parte loro, perché evidentemente questo pensa la gente, non è quello che penso io, cerco di riportare, perché evidentemente hanno permesso che questa donna andasse in giro con questo bambino piccolo, molto piccolo, senza controllarla, quando si sapeva che era pericolosa, perché era, tra virgolette, matta. Ecco, la prima domanda che ti faccio, molto secca, Carmelo, ma questa donna era pazza, e poi era pazza e pericolosa, effettivamente, così pericolosa per suo figlio, pazza tanto da esserci il rischio che uccidesse il figlio? Allora, Viviana Parisi non era né pazza, né matta, né pericolosa per sé e o per il figlio. Questo è un dato di fatto. Aveva qualche problema di adattamento psicologico perché
quel periodo c'era stato il Covid, c'era stata, diciamo, questa pandemia che aveva spezzato la mente a moltissimi italiani, e lei, in qualità di mamma e anche di sposa e di lavoratrice, aveva qualche problema per il futuro, si preoccupava. Naturalmente è accaduto che, come ha fatto l'incidente all'interno della galleria di Pizzo Turda, parliamo del 3 agosto del 2020, si sono scatenati immediatamente i mass media e hanno cominciato a ricamare, sempre perché qualcuno degli inquirenti spingeva verso questa direzione, questa che Viviana stesse male, stesse molto male, quindi poteva essere pericolosa per il bambino. Questo è il discorso. Il caso è successo nel 2020, 3 agosto del 2020. Io col mio team sono intervenuto nel 2021, esattamente un anno dopo. Tutto è stato chiuso ed è stato chiuso con un'archiviazione, ma non un'archiviazione dove si dice che senza ombra di dubbio la madre ha ucciso il bambino e poi si è suicidata. Tutto è in condizionale, tutto è forse, sì, potrebbe essere accaduto questo, eccetera. Quindi non c'è alcuna certezza. Qual è il punto? Il punto è che parliamo del 2020. Io nel 2020 avevo leggermente fiducia in qualche formazione degli inquirenti. Sono passati 3 anni e mi sono accorto ancora di più, ho maturato questo convincimento, che quando gli inquirenti imboccano una strada sbagliata, una pista sbagliata, non si schiodano nemmeno a cannonate. Allora, inizialmente tutti i mass media dicevano: sì, è suicidio, è omicidio del bambino, è suicidio. La mamma stava male, aveva le visioni, era allucinata, aveva le allucinazioni, stava andando verso la piramide della salvezza, eccetera. Ci hanno ricamato sopra le peggiori testate giornalistiche e le peggiori influencer del male che noi abbiamo in Italia. Diversi consulenti tecnici, mediatici, salottieri, chiromantici si schierarono in tal senso, andarono a proiettare questa loro malefica influenza sulla Procura di Patti. La Procura di Patti purtroppo accettò queste indicazioni, queste spinte proprio di un venticello calunnioso, e andò a finire che tutti si indirizzarono sempre e comunque verso l'ipotesi non dimostrata, perché non c'è alcuna prova, che la madre prima avesse ucciso il bambino e poi si sarebbe buttata da un traliccio. Naturalmente, per buttarsi da un traliccio, prima la madre doveva salire su questo traliccio. Noi poi abbiamo dimostrato scientificamente che questo non è possibile. Abbiamo dimostrato scientificamente molte cose, ma ormai gli inquirenti e i loro lacchè, i loro servitori e i loro schiavetti che cercavano la loro benevolenza, i cacciatori della captatio benevolenze, erano schierati e organizzati, direzionati in tal senso, e non sono più tornati indietro. Ricordiamo esattamente questo, che è un aspetto estremamente importante. La madre e il bimbetto hanno un incidente in galleria. Noi non sappiamo cosa sia successo in galleria. Io in quella Ah, galleria. No, non sappiamo proprio esattamente. Non c'è stato. non sappiamo esattamente, perché ci stanno delle testimonianze confuse. Non si vedeva bene perché immediatamente si è alzato fumo, si è alzata la polvere. Comunque, diciamo che la madre, inesperta di guida, eccetera, è andata a sbattere con la propria Opel contro un furgoncino.
Il furgoncino, questo furgone di lavoro con due operai di una ditta, poi va a sbattere contro il marciapiede, contro la parete della galleria, e la macchina di Viviana si ferma 23 metri più avanti, esattamente a una ventina di metri dall'uscita della galleria. Io a quella galleria ci sono stato con i miei. Ecco, vogliamo dire che tu hai fatto non hai fatto congetture da salotto o elucubrazioni, tu sei andato proprio sul posto, hai fatto dei sopralluoghi accuratissimi, giusto? Vero? Sul posto assieme al solito e dei compagni, assieme ad altre persone, assieme a Tony Carbone, referente per la Sicilia del mio team, assieme a Gaetano Bonaventura, che ci siamo trovati anche nel caso di Arce, assieme al mio solito team, e siamo andati a verificare alcuni aspetti. Perché avevamo l'incarico da parte della famiglia, quindi del padre del bimbetto, il marito di Viviana, i genitori e i loro avvocati. Siamo andati in questa galleria e abbiamo fatto le nostre valutazioni. Questa galleria è naturalmente, passano le macchine, c'è un rumore terribile, è impressionante, specialmente per una mamma che ha un bambino con sé, fa un incidente. C'è di fatto che Viviana Parisi, fatto l'incidente, ha preso il bambino. Questo è, diciamo, lo scenario più probabile, e ha cominciato a incamminarsi verso l'uscita. Non dimentichiamo che quando si fa un incidente, specialmente se la colpa è della donna che guida, c'è la possibilità che il soggetto incidentato la prenda a parolacce. Noi non sappiamo se questi operai l'abbiano presa a parolaccio o no, probabilmente l'avranno chiamata, lei si è messa paura, è entrata in panico ed è fuggita e si è inserita immediatamente sul primo viottolo a destra che porta verso i campi. Questo è il punto. Da lì poi è stata vista da qualcuno e poi è scomparsa. Cosa succede? Succede che cominciano a cercare sia lei che il bambino, tutte quante le persone arrivano Sì, in mi ricordo, soccorso. c'era stata proprio tutta l'attivarsi di tutta una serie di ricerche in zona, con toni drammatici, lo ricordo. Cominciate le ricerche. Nel frattempo poi arriva la polizia e, controllando all'interno della macchina, certifica l'identità di Viviana, prendono il numero telefonico del marito e telefono al marito. Qui c'è il primo grosso errore: telefonando al marito cominciano a fare i sospettosi. Il marito si avvia verso quella zona e, invece di permettere al marito e ai familiari di cercare Viviana e il bimbetto, cosa fa? Abitavano a Catania i coniugi, mi sbaglio. No, zona Messina, A Messina, ok. lo bloccano e bloccano i familiari perché cominciano a fare i sospettosi, e questo è stato un gravissimo errore, perché se Viviana, così come certo, è entrata in crisi di paura, in crisi di panico, e riteneva che tutti quanti fossero suoi nemici, nemici del bambino, poteva uscire allo scoperto soltanto se avesse sentito la voce di una persona cara, una persona amica, quindi o il marito oppure la cognata. I suoi Cognizione. familiari no, perché erano, mi sembra, a Torino, cioè non erano a Messina in quel periodo. Ecco che cosa si è verificato. Il marito di Viviana, Daniele Mondello, è stato bloccato fino al tardo pomeriggio. Ma Poi, perché? verso le 7, verso le 19 di sera, hanno bloccato le ricerche, anche se gli inquirenti dicono che non è vero. Invece, a me i familiari hanno detto che hanno bloccato le ricerche. Questo è gravissimo perché ci si trovava di fronte a una donna che era in stato di panico, di terrore, di paura e di un minore.
Questo è quello che si è verificato. Allora, se ci sono delle responsabilità indirette, noi sappiamo che ognuno non gradisce mai avere la colpa. La colpa muore sempre orfana e fanciulla. Morale della favola, poi chi ha fatto realmente le ricerche serie è stato il marito. Parlo anche la notte. Passa qualche giorno e il 4 agosto viene rinvenuto il cadavere di Viviana sotto un traliccio, ecco, traliccio della luce, distante 560 metri linea d'aria dall'uscita della galleria. Allora, quando si trova, e lo trovano in posizione prona, cioè con la pancia per terra, senza scarpe, le scarpe erano una a 3,70 m e una a 1,20 m dai piedi. Molto strano. Prego? Molto strano. Se sì, molto strano, però cosa ormai, cosa diceva la voce degli inquirenti? Si è suicidata. Perché? Perché questa è matta. Questo è il ragionamento che stavano facendo. Questo era ormai il valore prevalente di quello che era accaduto e ragionavano tutti quanti in tal senso. E i giornali e i mezzi di comunicazione ancora una volta hanno abboccato all'impianto ipotetico accusatorio. Oh, però per... tu hai fatto il tragitto, giusto? Hai fatto proprio il tragitto. Sì, noi abbiamo fatto tutto il tragitto, abbiamo fatto tutti i percorsi, siamo stati sui luoghi, abbiamo portato anche un drone, con noi sono venuti i poliziotti che ci aprivano i varchi, ci tutelavano, eccetera. Noi eravamo circa una dozzina di persone e c'erano circa una ventina di poliziotti. Diciamo, per ognuno di noi ci stavano due poliziotti che controllavano se noi in qualità di consulenti tecnici della persona offesa da reato si toccassimo qualcosa, eccetera. Cioè, di fatto che abbiamo fatto tutti i percorsi, abbiamo fatto tutte quante le valutazioni, eccetera, e al 100% Viviana non è mai salita su quel traliccio, quindi se non è mai salita su quel traliccio, automaticamente non si è mai buttata da quel traliccio. E parliamo il 4 agosto, anzi chiedo scusa, parliamo dell'8 agosto. L'8 agosto è stato rinvenuto il cadavere di Viviana sotto il traliccio, quindi 3, 4, 5 giorni dopo la sparizione, va bene? Questo è l'aspetto molto importante. Intanto è stranissimo che il corpo sia rimasto lì per 5 giorni. È impossibile che nessuno dei poliziotti, dei cercatori, dei vigili del fuoco che la cercavano non avessero visto il corpo, anche perché nel pomeriggio del giorno della spedizione carabinieri e poliziotti si erano recati in un'abitazione proprio a 10, 20, 30 metri dal traliccio per farsi dare le chiavi di un cancello. Allora, la nostra ipotesi è semplice. Il corpo di Liliana è stato traslato di notte ed è stato portato sotto il traliccio per simulare un suicidio. E purtroppo gli inquirenti sono caduti in trappola, automaticamente cadendo in trappola loro sono caduti in trappola tutti quanti i mezzi di informazione che credevano a quello che dicevano gli inquirenti. A proposito di mezzi di informazione, volevo che tu mi chiarissi un aspetto. Io ho letto da qualche parte, credo in qualche resoconto giornalistico, che in realtà quella zona era, intorno al traliccio era stata esplorata da un drone. E dall'immagine di questo drone si sarebbe potuto vedere il corpo della donna, ma per fretta nell'esaminarmi o per altre cose, questo non è avvenuto. Ti risulta questa cosa? Allora, questo corpo, questa massa, che poi si ipotizza sia il corpo di Viviana, è stato rinvenuto, è stato visto dal giorno dopo.
Cioè, è stato registrato dal giorno dopo la sparizione dei due, quindi dal 4, però tutti i filmati, tutti i video, tutte le immagini sono state analizzate diversi giorni dopo. Diciamo che già dalla mattina del giorno dopo il corpo di Viviana era posizionato sotto il traliccio. Noi diciamo, badate, ce lo hanno portato la notte, è stato portato la notte del 4, però il corpo è stato trovato attorno al giorno 8, qualche giorno dopo ancora. Però il corpo, a nostro avviso, è stato portato la notte, anche perché in quel luogo, ripeto, a poche decine di metri, c'era un caseggiato dove poi andavano due soggetti, un uomo e una donna, il cui l'uomo era, diciamo, era agli arresti. Non stiamo parlando della Scandinavia, stiamo parlando di Caronia, zona della Sicilia dove c'è una forte influenza mafiosa, tanto che moltissimi personaggi che all'epoca lì avevano proprietari, avevano diritti di proprietà sui pozzi, diritti di proprietà sui terreni, eccetera, sono stati messi sotto inchiesta, erano già sotto inchiesta per motivi di mafia, e poi si sono svolti i processi. Questo qua è un aspetto importantissimo. Allora, qual è la nostra ipotesi di lavoro, che naturalmente, tanto per cambiare, la procura non ha accettato, altrimenti doveva ammettere di aver sbagliato? Che Liliana e il bambino, impauriti, hanno cominciato a muoversi in maniera, diciamo, veloce e frenetica in quella zona. Saranno stati visti da qualche uomo, saranno stati inseguiti dai cani, lì c'erano diversi cani, sono precipitati in un invaso, cioè in un pozzo, in un contenitore profondo 3, 4, 5 metri, all'interno del quale c'era circa mezzo metro di acqua. Questo perché? Perché Viviana aveva il midollo spinale tranciato, e questo è proprio il bacino disassato a sinistra, quindi è caduta quasi in piedi e si è spezzato subito il bacino e il midollo spinale, automaticamente non ha potuto respirare, e il bambino era con lei. Però quando siamo andati dopo diversi mesi a vedere le ossicine del bambino, perché ci stanno soltanto alcune parti dei resti ossei, e il corpo di Liliana, abbiamo visto che sia il bambino che la madre avevano tutte le corolle dentali color rosa. E questo significa che i due sono morti per asfissia. Noi facemmo presente questo alla procura di Patti. La procura di Patti inizialmente cominciò a valutare le cose. Stiamo parlando dell'aprile del 2021, dell'anno dopo. Però ormai, poiché si erano spinti troppo, troppo in avanti per la tesi del omicidio-suicidio, non se la sono sentiti di fare un passo indietro, e tutti i consulenti della procura, quello che il procuratore Cavallo definì i migliori dello scibile umano, praticamente fermarono le loro relazioni tecniche, ristudiarono il tutto per confutare quello che noi avevamo scritto in 17 pagine. Quindi non è stata la caduta a determinare la morte? Non è stata? La caduta a determinare la morte della madre? No, la caduta ha fratturato il midollo spinale a Viviana e le ha impedito di respirare. Il bambino aveva la parte del cranio sinistro leggermente disassata, significa che era andato a sbattere, e anche lui è morto per asfissia. Perché? Perché c'era l'acqua. Cosa è successo? I proprietari del pozzo, sapendo che cercavano queste due persone smarrite,
E vedendo che c'era stato un grandissimo intervento dalle forze dell'ordine, vigili, giornalisti, eccetera, tutto potevano fare meno che assumersi la responsabilità. Allora, la notte, fra il 3 e il 4, hanno mandato i loro scagnozzi a prelevare il corpo del bambino e il corpo della donna e hanno inscenato tutto. Il corpo di Viviana lo hanno traslato sotto quel traliccio a 560 metri dalla galleria, e invece il corpicino del bambino sono andati a metterlo sotto dei cespugli distanti. Questi cespugli sono praticamente irraggiungibili. Viviana non ci sarebbe mai potuta arrivare, però sono andati a posizionarli lì. Poi, gli animali selvaggi hanno fatto scempio del corpicino del bambino e sono state rinvenute sulla zona che, secondo gli inquirenti, è il luogo dell'omicidio. Sono stati rinvenuti i sandaletti del bambino e sul luogo invece dove Viviana è precipitata sono state rinvenute le due scarpe di Viviana. Quindi questo soggetto che fa lo staging, fa gli imbrogli, depista, eccetera, è un soggetto che ama molto relazionarsi con le scarpe e con le ciabatte, a questo tipo di feticismo deviato simbolico. La cosa importantissima in questo caso è: tu sai perfettamente che io non nutro alcuna simpatia per Massimo Picozzi, assolutamente Di non ho no. nessuna simpatia per lui. Ci siamo scontrati a cominciare da Bilancia, Michele Profeta, Cogne, Arce, eccetera, eccetera, Erba, quindi lo critico molto. Però c'è una cosa, la procura lo chiamò perché lui è noto come l'esperto delle madri assassine. È un psichiatra, quindi magari. Lui intelligente, sì, però ci sono psichiatri e psichiatri, non è che tutti quanti gli psichiatri dicono che le mamme sono assassine, secondo quando la procura dà un incarico del genere. Diciamo che Picozzi raggiunse la sua fama mediatica quando dimostrò, io non ho mai ritenuto che Anna Maria Franzoni fosse colpevole. Va bene? Lui invece è fermamente convinto della colpevolezza di Anna Maria Franzone, così come lo è convinto il generale Luciano Garofano. Infatti stanno tutti e due a quarto grado, fanno l'accoppiata. Sono due scienziati che stimo, loro due li stimo. Però c'è una cosa: ciononostante, Picozzi non se la sentì di dire che ci si trovava di fronte alla mamma che aveva ucciso il bambino e poi si era suicidata. A lui volevano scaricare la patata bollente, dicono: lo dici te e stiamo a posto. Lui intelligentemente disse: può essere, non è certo, ci stanno alcune probabilità. Dice: può essere anche perché la mamma aveva, diciamo, queste crisi, aveva qualche problema psicologico. Però Picozzi fu chiaro, disse: anche se aveva questi problemi psicologici non stanno a significare che lei abbia ucciso il bambino e poi si sia suicidata. Anzi, ho Lo dà. letto la malattia che aveva, cioè che era una paranoica, vero? Una cosa del genere. Non era Lei era quella protettiva nei malattia, confronti del piccolissimo figlio. disturbo mentale, non è che aveva questa paranoia complicata. Aveva. Delle C'era paranoie. il problema del futuro, aveva una leggerissima depressione, dice: questo era il suo stato clinico. Ma da qui andare a dire che abbia ucciso il bambino e se sia suicidata, ce ne passa. Questo, cioè, gli volevano scaricare addosso la patata bollente e lui l'ha rifiutata. Ha detto: può essere, non può essere. Morale della favola: questi sono andati a chiudere questo caso inventandosi, sposando la questione omicidio, suicidio, dove non c'è nessun elemento concreto, nessun elemento logico, nessun elemento
scientifico che avvalori questa tesi. Anzi, tutti gli elementi scientifici, e tu sai che io lavoro molto sotto l'aspetto criminalistico delle tracce, gli aspetti scientifici, gli aspetti forensi, dicono l'esatto contrario. Però soggetti del genere, parlo delle procure, quando prendono una direzione, ripeto, non si smuovono nemmeno a cannonate. E questo è quello che è successo in questo caso. Assolutamente non c'era nulla, tutto diceva il contrario. Per esempio, la polizia scientifica dice si è arrampicata a 12 metri di altezza e si è buttata. Allora, 12 metri Senza scarpe, senza scarpe, evidentemente. non ha tracce sui piedi nudi della salita che ha fatto, del ferro, non ha piaghe, non ci sta il suo tessuto epiteliale, il suo DNA sul traliccio. Questo traliccio è stato costruito, è uno dei tralicci costruiti proprio per impedire alle persone di arrampicarsi, altezza. Ovviamente, per te. Diciamo i montanti interni con un'inclinazione 45 gradi, 45 gradi, 45 gradi, praticamente sono tutti angolo retto, si scivola, è difficilissimo. Stiamo parlando d'agosto, faceva un caldo terribile. Non stiamo a parlare del Polo Nord, stiamo parlando della Sicilia. Era mezzogiorno. Poi arrampicarsi a 12 metri e buttarsi, già stava senza scarpe, e buttarsi era praticamente impossibile e non poteva mai, buttandosi a volo d'angelo, fare quel volo di 3 metri 80, andare a planare in quel modo particolare, prona, quindi con la pancia giù, così come è stata rinvenuta. Oltretutto, la vegetazione che le stava attorno e che è cresciuta dopo, dimostra che lei non poteva mai andare a planare sulla vegetazione perché sotto di lei non c'è stata vegetazione, non c'era il cosiddetto manto erboso, quel famoso manto erboso di cui abbiamo parlato anche quando abbiamo trattato il caso di Liliana Risinovic. Cioè, il punto essenzialmente è questo: quindi non c'è assolutamente nessun elemento che dimostri che si tratti di precipitazione. Ma tutto dice l'esatto contrario. E c'è stato un abile messo in scena, depistaggio, staging, alterazione della scena per fuorviare gli inquirenti. Ripeto, stiamo parlando di una zona dove la malavita è organizzata, dove praticamente si fa qualcosa su ordine del capoccia e tutti stanno zitti. Noi è di questo che stiamo parlando in ogni caso. Il territorio sa, tace e non parla. E questo qui è un aspetto importante. Poi il bambino, oltretutto, le sue ciabatte, le sue scarpette sono state trovate legate, strette, in modo che lui non poteva averle sui piedini perché erano troppo strette. Allora, il soggetto cosa ha fatto? Le ha manipolate, le ha confezionate e non si è accorto di aver commesso un errore terribile, un errore che noi abbiamo scoperto, ma che invece gli inquirenti non se ne importano assolutamente nulla, cioè dovrebbero avere ragione. Vediamo se ho capito, erano legate in modo che era impossibile che se le fosse tolte qualcuno, giusto, gliel'avesse tolte qualcuno, e questo è il problema. Ma soprattutto il laccio era così stretto che il bambino non poteva camminare in quel modo. Però ricordiamoci un fatto, cioè Viviana col bambino in braccio non poteva mai arrivare in quel punto dove loro dicono che ha posizionato il bambino, l'ha ucciso per poi andare sotto il traliccio, perché noi quel percorso l'abbiamo fatto 2 volte. Ed è impossibile, non ci poteva arrivare. Oltretutto avrebbe dovuto attraversare del filo spinato che lei, non c'è nessuna traccia su di lei che l'abbia attraversato. I suoi pantaloni non sono graffiati. Uno dei nostri,
quando abbiamo fatto il passaggio, parliamo, avevamo un poliziotto che manteneva il filo su, un altro poliziotto manteneva il filo giù, ciò nonostante qualcuno dei nostri si è graffiato. Ebbene, Viviana non si è graffiata assolutamente. Quindi non regge assolutamente nulla. Purtroppo, stiamo parlando del 2021, noi intervenimmo nel 2021, andammo a febbraio e aprile a fare i nostri sopralluoghi, parlo di 3 anni fa, no? Del 2021. All'epoca avevo qualche minima speranza, proprio minima, 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 che la ragione potesse indurre gli inquirenti a essere freddi, ma niente da fare, niente da fare. Questi, quando sbagliano, ripeto, non tornano indietro nemmeno a cannonate. E stiamo parlando che intanto in quel periodo, parliamo del 2021, stava cominciando anche il processo a Cassino per il delitto di arce. Io ricordo che era questo che dicemmo anche poi agli avvocati che ci avevano dato l'incarico, cioè, ma attenzione, noi adesso ci troviamo a fare due cose molto dure contemporaneamente, quindi ci dobbiamo organizzare. Nel frattempo, che cosa succedeva? Gli inquirenti facevano del tutto per metterci i bastoni fra le ruote. Gli atti non ci arrivavano, le fotografie non ci arrivavano, i filmati non ci arrivavano. Decidono di fare un accertamento tecnico irripetibile un giorno di mercoledì e io vengo avvisato il venerdì precedente. Però qual è il punto? Da Roma e da Gaeta dovevamo andare a Palermo e io venni avvisato il venerdì di Prima di Pasqua. Quindi il venerdì di Pasqua alle 5 di pomeriggio mi avvisano, stavamo in Covid, mi avvisano, dico lei dovrebbe venire mercoledì a Palermo, ma scusa, è venerdì, sabato Pasqua, domenica Pasqua, lunedì Pasquetta, ma come faccio in 2 giorni a organizzarmi per venire in Sicilia? Dite che non ci volete e questo è gravissimo. che accertamento era che dovevano fare? L'accertamento su un sasso, perché loro era un sasso che poi era stato repertato vicino il traliccio, perché loro ipotizzavano che su quel sasso Viviana, quando si è lanciata, abbia sbattuto questa parte, la zona sopraccigliare sinistra, anche lei, no? Anche se era Mollicone, questa zona. E questa Sembra zona che anche Viviana, però il problema qual era? Che loro dicevano: si dice sicuramente ha sbattuto qui. Comunque non c'era il suo DNA, non c'era il suo sangue, nulla. Però Viviana non aveva un ematoma sulla tempia, sulla zona sopraccigliare, l'aveva dietro la nuca. Allora, come fai a dire che ha sbattuto questa parte temporale che poi l'ematoma ce l'ha dietro la nuca? Cioè, cose illogiche, maledettamente illogiche, di un esercito che si stringe attorno al proprio convincimento, alla propria intuizione, ne fanno un valore prevalente. Tutti sono d'accordo con questo valore che invece è sballato. Fanno una guerra su questo valore e fanno le cavolate. Il problema è che stiamo parlando di persone pagate dallo Stato italiano e che indagano in nome del popolo italiano. Dovrebbero essere freddi, dovrebbero essere distaccati, dovrebbero essere analitici e non dovrebbero farne mai una cosa personale. Cosa che invece loro la fanno continuamente e l'hanno fatto anche in questo caso. E infatti, cosa è successo? Erano appoggiati in maniera proprio ridicola, caronnesca, da un gruppo di persone, queste persone di Facebook, che io definisco le erinni, cioè sono quelle persone, no? È un gruppo di persone che ogni volta che succede qualcosa, queste persone ci hanno un direttore o una direttrice. Questo
questa persona dà l'input, dà la direzione, contatta gli inquirenti, dice: cari inquirenti, io sono d'accordo con voi, vi diamo la nostra solidarietà. L'importante è che voi però vi ricordiate di questa nostra solidarietà, e buttano fango addosso a chi? Alla famiglia, agli avvocati della famiglia e ai consulenti della famiglia. Tu prima hai detto una cosa all'inizio, molto interessante, che io vorrei sviluppare un attimo solo. Certo. Vediamo, c'ero scritto qui, colpevolista. Perfetto. L'opinione pubblica colpevolista perché viene direzionata in tal senso. Nella fattispecie è stata condannata come colpevole, come assassina, la mamma del bimbetto di Gioele. Le hanno detto: signora, noi ti condanniamo perché tu sei l'assassina prima di tuo figlio e poi di te. Però non ti devi difendere, non ti puoi difendere, non hai la facoltà di difenderti, noi non abbiamo prove, intuiamo che è così, ti devi star zitta e tu sei l'assassina. Ecco questo. Questo è quello che è successo. Quando la famiglia ha cercato di opporsi, poi già i giochi erano fatti. Immaginiamoci che noi chiedemmo, era alla fine del mese di novembre del 2020, chiedemmo di vedere i corpi di Viviana e i resti del bambino. Ce l'abbiamo fatta soltanto a marzo, 4 mesi dopo, a vedere. E chiedemmo di portare con noi della strumentazione laser 3D particolare e loro non vollero, ce lo impedirono. Sai perché? Perché dicevano, questa è poi una cosa ridicola, così ridicola che poi hanno fatto un passo indietro, perché dicevano: poiché il corpo di Viviana aveva subito dei cambiamenti, se noi avessimo usato quel materiale, avremmo potuto fotografare i cambiamenti e quindi farci delle idee sbagliate. Ma domanda, ma a te che te ne frega che noi ci facciamo le idee sbagliate? Se sbagliamo, sbagliamo noi. Mica sbagli te. E infatti poi hanno fatto i passi indietro. Morale della favola, quando seppero che stavo arrivando io col mio pullo super tecnico, entrarono in fibrillazione tutti. Ritennero che ci fosse un attacco al loro primato machiavellico, al loro territorio, e si organizzarono non per collaborare e accettare la nostra collaborazione per individuare la verità dei fatti, ma soltanto per salvare il loro orticello. E questo purtroppo succede in ogni caso di morte equivoca. Tu sai che io sto scrivendo un libro sulle morti equivoche, ce ne stanno circa una decina, tra i quali ci sta anche questa di Viviana Parisi. Cominciamo con quello di Morti Incorvaia. apparentemente naturali, giusto? Due morti Sì, apparentemente. prego. Cosa? Di morti apparentemente naturali che invece Ma possono io li essere. chiamo suicidi, li chiamo omicidi camuffati da suicidi. E sono morti equivoche, sono omicidi camuffati da suicidi oppure morti La distrazione. equivoche camuffate da suicidio. C'è di fatto che questi qui ormai mi sono accorto che partono con la fissazione di averci azzeccato, commettono 12 errori, quelli che io chiamo dozzina errorifica, tu già l'hai letta in qualche mio libro, ora sto ampliando questi aspetti, cadono in questa dozzina errorifica, innamoramento della tesi, inganno strutturale. Qual è l'inganno strutturale nel caso di Viviana Parisi? Il traliccio. Questi sono caduti nella trappola del traliccio, dicono si è buttata e non possono più tornare indietro. Non possono più tornare indietro. Infatti, sia il pubblico ministero, ma soprattutto il GIP, il giudice delle indagini preliminari, o il GUP,
di Viviana, dice, qualcuno se ne sarebbe accorto. Ma dico, ma ci rendiamo conto che stiamo parlando di una zona ad alta densità mafiosa? Se lì il boss, il capoccetto, chiede qualcosa, ma chi è che parla? Cioè, mica stiamo parlando di un convento di suore, di clausura. Stiamo parlando di una società dove, insomma, c'è la malavita organizzata che si muove. Allora noi che diciamo? Diciamo che praticamente hanno preso la spazzatura e sono andati a nasconderla sotto lo zerbino del vicino, perché la spazzatura non poteva essere distrutta, parlo dei corpi delle vittime, non poteva essere trovata nel proprio terreno, nel proprio territorio, sarebbero state dei guai terribili. Automaticamente, Avuto tempo ed agio per trasportarli lontano oppure distruggere i no, cadaveri. è stato fatto quella notte stessa. Sapevano che erano andati a finire lì, li hanno presi e li hanno spostati per non avere responsabilità, anche perché stiamo parlando di pozzi, di invasi non legittimi, la maggior parte abusivi. Quando è che poi hanno controllato tutti questi invasi? Li hanno controllati dopo che noi presentammo la nostra relazione ad aprile. Ma noi la presentammo nell'aprile del 2021 e qui andiamo a finire. Allora, agosto 2020, no, poi abbiamo settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, dopo 8 mesi. Ma questi dopo 8 mesi hanno fatto quello che gli pare e piace, cioè non dobbiamo essere ingenui, e qui nessuno è ingenuo, però non facciamo gli ingenui, altrimenti facciamo la figura dei ridicoli. E purtroppo così è andato a finire, come succede in ogni caso di morte equivoca oppure di omicidio camuffato da suicidio. Questi sbagliano sin dall'inizio e poi, per non ammettere il loro errore, sono loro che difendono l'errore e, senza accorgersene, difendono i veri colpevoli, perché altrimenti dovrebbero ammettere di aver sbagliato. Se noti, ormai, noi ci siamo, parliamo spesso e volentieri, ma poi anche il caso di Avetrana, il caso di Erba, eccetera, non hanno la serenità e la freddezza di dire: ma non è che ci siamo sbagliati, perché? Perché hanno questa grossa arroganza, la prosopopea, che sono loro i grandissimi che non sbagliano mai, e fanno una cazzata dietro le altre. Ecco qua. Volevo tornare un attimo sull'autopsia, ma di preciso la perizia necroscopica cosa dice riguardo alla morte? Cosa dice? Allora, su questo non è chiara, dice soltanto quali sono gli effetti della caduta, parla di midollo tranciato, automaticamente il midollo tranciato parla, cioè, sta a significare che non c'è stato respiro, non poteva respirare la mamma. Il bambino non si sa, perché hanno trovato soltanto le ossicine. Il bambino non si potrà mai sapere com'è morto. La mamma è morta perché non poteva respirare per questo tranciamento del midollo spinale dovuto, dice, ah, loro dicono, si è buttata dal traliccio. Però la colorazione dei denti rosa, le corolle, sia la madre sia il bambino, come la spiegano? Non la spiegano. E allora fanno sempre quello che facevano i somaroni dei poliziotti in Edgar Allan Poe, Diritti della Rue Morgue. Questi sono capaci di spiegare quello che non è successo, ma quello che è successo non lo sanno spiegare. Ecco, questo è quello che è successo. Allora, dei denti rosa non se ne sono accorti, poi quando ne abbiamo parlato noi, hanno dato incarico a un loro odontoiatra forense, eccetera, di confutarci, e questo ha detto delle corbellerie. Si è rifatto a una letteratura di 40-50 anni fa. Cioè, quando noi presentammo 17 pagine della nostra consulenza
al procuratore dicendo: senti, procuratore, noi la pensiamo così, ci vogliamo incontrare tutti quanti? Cosa fece? Diede l'incarico a tutti, i cozzi compreso, eh? A tutti quanti, dice: signori, contro Annibale dissero Cartago delenda est. Qui hanno detto questa consulenza delenda est deve essere distrutta. Perché? Perché rischiavano di perdere il primato machiavellico, il primato del principe. Ma questi non sono principi, questi sono i zoticoni dell'investigazione criminale. Ma Questo è quello che è. qual è l'altezza che l'autopsia dice del lancio verso terra? Qual è l'altezza che viene ipotizzata? 12 metri. Sì, poi 12 metri, poi piano piano invece quel tipo di frattura succede se uno cade da 3, 4, massimo 5 metri. Ok, è successo che piano piano, questo è diventato come le scarpe di Serena Mollicone. Prima dicevano che erano alti 8 centimetri, poi quando le abbiamo misurate durante il processo erano 2 centimetri, 8 mm. Quindi, capirai, questi, cioè, gli investigatori ufficiali, no? Avevano triplicato l'altezza delle scarpe per avere ragione. Qui lo stesso discorso. Prima dicono si è buttata da 12 metri perché era solo da 12 metri che poteva fare quel salto a 3,80 m. Poi piano piano hanno detto sì, 12, 7, 5 metri. Anche loro sono andati a finire ai 5 metri. Ricordiamoci una cosa. Allora, questo è un concetto che è molto difficile accettarlo, perché dice non è possibile che facciano queste cose. I consulenti dei pubblici ministeri, quando c'è uno scontro di questi livelli, hanno la tendenza di attaccare il somaro dove vuole il padrone. Dice: attacca il somaro dove vuole il padrone, tanto la responsabilità è del padrone, che dice. L'abbiamo visto nel caso di Arce, l'abbiamo visto nel caso di Via Poma, lo abbiamo visto in tutti i casi. Il pubblico ministero pensa qualcosa perché viene suggerito anche dalla polizia investigativa o carabinieri o polizia. Danno l'incarico a qualche consulente tecnico, il consulente tecnico sente quello che dicono e a livello inconscio si adegua. È quello che io chiamo errore del triangolo di rimbalzo: pubblici ministeri, polizia giudiziaria e consulenti tecnici. Succede sempre così. Tanto che, quando noi abbiamo presentato la nostra relazione, c'è stata diciamo, l'esperta in terreni, in geologia, eccetera, che andò a riguardare tutta la situazione per confutarci, e se per fare la prima relazione ci è andata 2 volte sul terreno, per confutare la nostra ci è andata 6 volte. E quando io a questa dottoressa, a questa consulente, chiesi di mandarmi la sua relazione a colori, tu l'hai sentita? Io no. Tu l'hai sentita? Penso di no. Lo chiedemmo anche al procuratore, il procuratore capo fece orecchie da mercante. Allora, il problema qual è? Che questi poi ne fanno una questione personale. Ma se hai notato, succede sempre, no? Pacciani, caso Busto di Firenze, di Via Poma, Arce, quello che ti pare e piace, in tutti quanti questi casi, a Vetrana, eccetera. Questi pensano di essere Gesù Cristo sceso in terra e dicono: con noi voi non potete parlare. E invece poi fanno queste figuracce. Cioè, fammi capire, gli inquirenti avevano le immagini a colori e voi vi siete dovuti accontentare di quelli in bianco e nero. E poi le abbiamo chieste quelle a colori, ci sono arrivate d'estate e in 20 giorni abbiamo dovuto scirupparci circa 50.000 pagine per confutare la loro ipotesi. Però noi le fotografie dei denti rosa le abbiamo scattate noi ai cadaveri. Quando siamo andati, mi sembra che sia il mese di marzo, parlo del 2021,
andammo sul luogo, andammo in due ospedali differenti, erano proprio perché la salma di Viviana era conservata ovviamente in un frigorifero, in un ospedale, e le ossicina di Gioele in un altro, va bene? È successo che noi facemmo le nostre fotografie e lì, ingrandendo, ci accorgemmo la colorazione rosa di tutte e due i soggetti. Allora, se abbiamo questo effetto, sia sui denti della madre che sui denti del bambino, significa che questo effetto ha la stessa causa. E se questa causa può essere o per una situazione disgiunta o una situazione congiunta, però la situazione è congiunta perché sono scappati assieme, la mamma teneva il bambino e poiché è asfissia per annegamento, madre e figlio stavano assieme nell'acqua. Ma dico, ci vuole tanto per arrivare a questo? Infatti, quando gli esperti del pubblico ministero, del procuratore capo, no? Quelli dello scibile umano, si sono arrampicati sugli specchi, non sul traliccio, si sono arrampicati sugli specchi, ma non hanno risposto granché. E poiché siamo tutti uomini di mondo e noi le cose le sappiamo leggere, si vedeva che questi qui scrivevano, perché attaccavano il somaro dove voleva il padrone, perché questo è quello che succede in Italia con i consulenti tecnici. Altrimenti stai tranquillo che il consulente tecnico non viene più nominato a pubblico ministero se fa vedere che è un soggetto indipendente. Tu sai quanti incarichi ho avuto io sinora dai consulenti tecnici? In Italia? Del pubblico ministero, il consulente del Uno pubblico ministero. o due al massimo, nei tempi antichi. È ovvio perché? Perché io sono un soggetto né gestibile, né controllabile né manovrabile. E sono contento di essere così. Senti, per chiudere, ma adesso quali prospettive ci sono? È un caso ormai morto e sepolto oppure si potrebbe riaprire in Le qualche modo? prospettive sono queste. Quando ci stanno troppi galli che cantano, non si fa mai giorno. In questo caso ci stanno troppi galli, galletti e c'è anche qualche gallina. Se si riesce a fare una cabina di regia, il caso può essere risolto. Se la cabina di regia non si può fare, il caso non può essere mai risolto. Ti dico questo, quando il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione e il GIP l'ha concessa, la stabilita, ci sono addirittura, hanno mandato la notifica alle persone offese in tutti gli indirizzi possibili. Perché? Perché l'unica maniera che in casi del genere permette il ricorso in Cassazione è quando si sbaglia l'indirizzo di notifica. Oh, la prima volta che io vedo l'hanno mandata in tutti gli indirizzi, perché quello per noi fu un segnale d'allarme. Quando sapemmo che era stata andata questa notifica ai diversi indirizzi, dicemmo questi stanno per archiviare, il giudice delle indagini preliminari vuole archiviare. Infatti archiviò. E archiviò con una motivazione che io non apprezzo assolutamente, è una motivazione dove si vede che questo giudice di criminalistica, scienze forense e scienza delle tracce conosce ben poco. Quindi non c'è la possibilità di un ricorso? Sì, credo di sì. Comunque, Beh, si potrebbero fare riaprire le indagini se emerge qualche elemento nuovo, però che fai? Vai a farti controllare dal controllore che sinora non ha controllato nulla o che controlla soltanto di vincere? Poi vedi, tu adesso stai facendo il ragionamento, ti dici se fai ricorso, a chi fai ricorso? Fai ricorso sempre alla procura di patti?
Ma se hai notato, caso Encormai e tutti quanti gli altri casi, uno può fare il ricorso che ti pare e piace, ma se una procura ha preso una linea, non torna mai indietro. Si dovrebbe andare In oltre la Cassazione. procura di Patti, ma per fare questo, ti ripeto, occorre una camera di regia ben organizzata, senza dilettanti. Per piacere, non mi fare dire di più. Ho capito. Va bene, e io ti ringrazio, direi che sei stato molto esaustivo. Io avevo letto, hai mica una copertina del libro da far vedere, quello sul Giao di Caronia. Eccola qui. Faccela vedere, in cui parli molto dettagliatamente di tutte queste cose. Eccola lì. Giallo di Caronia non è omicidio suicidio. Io direi che abbiamo toccato tutti gli aspetti critici di questa vicenda. Io ripeto, ancora adesso, se tu chiedi in giro, la gente, ah, il caso di quella madre pazza che ha ammazzato il figlio. Parliamo di Ascia, il caso dei carabinieri che hanno ammazzato la ragazza in caserma. Esatto. Parliamo del caso di Via Poma, il caso. Quindi, insomma, questa è la nostra Italietta pseudo-investigativa, dove gli impianti accusatori propalano le loro false verità e poi tutti quanti abboccano. Arrivederci. Va bene, ciao, grazie. A voi, a te.